Ragazzi, finalmente è successo. Non ci speravo più, ma poi alla fine è accaduto. Sono venuti al mondo sei splendidi pavoncini figli di Hamilton. La madre, purtroppo deceduta il primo giorno di cova, non è riuscita ad assistere a questo miracolo. Ma che sono carini, eh? Ancora non hanno neanche 24 ore. I miei piccoli pavoncelli. Ma grazie all'aiuto della balia Oca Cignoide, siamo riusciti a portare a compimento questa missione. E voi, avevate mai visto dei pavoni baby? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Oh! Ecco il grande Hamilton, diventato padre per la prima volta. La compagna sarebbe fiera di lui, ma la sua sopraggiunta morte non ha creato un danno serio. Siamo riusciti lo stesso a garantire una continuità di specie. Ah, ma piuttosto... Eccoli! E uno, due, tre, quattro! Ma che morbidosi! Prendiamone uno. Ecco. Sì. Ecco il grembo che gli è servito per sviluppare in questi ultimi 30 giorni. Ma che meraviglia! Sono ancora tutti unti! Ehi, ma li state riconoscendo? Questo non è altro che il frutto che ho ottenuto dopo aver cambiato le uova di Oca Cignoide con quelle di pavone. E direi che l'incubatrice ha fatto un ottimo lavoro. Ovviamente questi sono i primi splendidi quattro pulcini di Oca Cignoide, gigante africana. Per fortuna che avevo l'incubatrice, altrimenti i pavoncelli non sarebbero potuti nascere. Ehi, Nico! Sembrano giocattolini. Morbidosi! Che meraviglia questa incubatrice. Quelle in fondo sono uova di fagiano Mongolia. Che primi piani stupendi. Questa è la fabbrica dei pulcini. Sono contento e anche quest'anno ho contribuito alla messa al mondo di questa bellissima specie. E adesso torniamo al motivo principale per cui ho girato questo video. Ecco, finalmente ci siamo. Intravedo un pulcino. Oh no, è schiacciato! Devo assolutamente levare le restanti uova in fase di schiusa. Meno male, è stata una scelta azzeccatissima. Finalmente si stanno schiudendo in totale tranquillità. Certo, sarò costretto ad aiutarli un pochettino. Allora, ricapitoliamo. Le uova del pavone inizialmente erano 8, di cui 2 non fecondate. Ma al momento della schiusa il primo pulcino tra le 6 uova è rimasto schiacciato dall'oca balia. Ma per fortuna tutto a posto adesso. Si stanno schiudendo. Ecco, come potete vedere, ha la pellicina dell'uovo incollata alla pelle. Devo assolutamente aiutarlo. Ecco, il baby pavone sta per vedere la luce. Oh, benvenuto! Ma benvenuto, sì, amico. Ci vuole un applauso, ragazzi! Già le lette colorate, guarda, Nico Nico. Questo è il primo pulcino di pavone. Guardate che bello. Un pavone baby!
Che bello. Si sta schiudendo alla grande. Benvenuto. Coccolino. E già le penne colorate, nico nico, guarda, guarda, guarda. Si vede che sono animali di razza superiore. E non t'ammocciare, non essere timido. Ma quanto mi sta piacendo tenerlo in mano. È incredibile. Ora lo rimetto al calduccio. Figlio di Hamilton. Ma guardatelo, sembra un baby struzzo! Ed ecco, parte il cronometro della loro vita per questi primi due pavoncelli. Ora ne stanno per nascere altri due. Penso che arriveremo a quattro. E alla fine, cari amici, rullo di tamburi, ne sono nati cinque! Direi ottimo risultato. Ed ecco, parte la scoperta del mondo. Buon riposino! E Joel! E finalmente ci prendiamo il primo sole tutti insieme! E niente, alla fine parte la grande la loro avventura di vita! Noi tutti gli auguriamo il meglio, sono davvero dei pavoncelli speciali! Abbiamo vinto alla grande. Mi ritrovo 5 pavoncelli imprintate. Stupendo. Bello. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di mettere un bel like e ci vediamo alla prossima puntata. Da me e da questi splendidi pavoncelli è tutto. Alla prossima! E nella prossima puntata...
Wow, sono imprintati! Fantastico!